Ciao amici YouTube, benvenuti e bentornati a questo appuntamento. Quest'oggi andremo a parlare di un transito importantissimo, Giove nel segno dell'Ariete. Parleremo prima a livello generale di cosa tratta, quindi questa sarà una parte di video che sarà uguale per tutti i 12 video che pubblicherò, perché voglio che tutti quanti sappiate il significato del transito di Giove in Ariete, appunto, dal 10 di maggio 2022 fino al 28 di ottobre 2022. Giove transiterà nell'Ariete, poi tornerà nei Pesci per un paio di mesi e dopodiché tutto il 2023, anzi fino al 16 maggio del 2023, Giove sarà nel segno dell'Ariete. Lo andremo a vedere in questi video. La prima parte sarà una parte astrologica, vedremo i transiti più importanti segno per segno, dopodiché useremo le nostre carte per vedere energeticamente cosa vi accadrà durante questo transito, e ovviamente questa parte iniziale sarà uguale per tutti proprio perché voglio darvi un piccolo, insomma, piccole nozioni su questo transito. Per chi non mi conosce, io sono Astro, benvenuti sul mio canale di astrologia e tarologia evolutiva. Per qualsiasi informazione in basso avete la mia mail e la mia pagina web dove potete prenotare direttamente il vostro consulto. Grazie, grazie, grazie come al solito. E mi raccomando, lasciate il vostro like, scrivetemi da dove venite e commentate questo video. Ditemi anche un po' della vostra carta astrale se la conoscete. Allora, Giove e gli effetti di Giove ovviamente sono proprio quelli, è conosciuto un po' come il pianeta dell'espansione, quindi tutti gli effetti di Giove sono proprio quelli di espandere un po' le nostre esperienze, soprattutto espandere la nostra coscienza e le nostre anche comprensioni verso qualcosa nella nostra vita. Giove è considerato un pianeta benevolo, anche se è un pianeta nuvoloso, molto spesso bisogna fare attenzione perché non è proprio così tanto benevolo, dipende anche dal momento in cui come lo prendete voi, no? Dovete comunque essere sempre molto pronti e molto determinati a prendere, un pianeta in maniera molto positiva, perché Giove rappresenta l'ottimismo, rappresenta la crescita, la generosità, la gioia e l'abbondanza. Quando Giove è transitato nel Sagittario, vi dico il Sagittario perché è il suo regge, il suo segno sostanzialmente, Giove ci ha spinto proprio ad aumentare la nostra consapevolezza, ad espandere le nostre menti. In Capricorno invece Giove ci ha esortato a definire meglio i nostri obiettivi, no? In maniera molto più etica e molto più matura. Adesso, scusatemi, poi nel segno dell'Acquario ci ha dato, diciamo, un po' una rivoluzione interna molto più progressiva di noi stessi. Ultimamente nel segno dei Pesci Giove ci stava spingendo verso una compassione, verso la nostra immaginazione, abbracciare anche un po' questo mondo interno personale. Adesso nel segno dell'Ariete, che è un segno di fuoco, nonché il pioniero di tutti i nostri dei 12 segni, lo identifichiamo proprio come una forte opinione di sé. Giove in questo momento vuole che le nostre credenze, le nostre percezioni siano molto più personali, ed è molto probabile che se gli altri non sono d'accordo con noi durante questo periodo potremmo anche prendercela, no? Giove in Ariete preferisce che siamo soli a creare le nostre opportunità, ad agire, a rischiare e soprattutto a creare qualcosa di molto più positivo verso di noi stessi. Giove in Ariete guarda in maniera più fiduciosa, diciamo, verso il futuro, no? Quindi è molto probabile che Giove in Ariete attira, diciamo, più fortuna se prendiamo l'iniziativa, se agiamo, se in qualche modo ispiriamo anche gli altri, se dimostriamo entusiasmo e coraggio. Allora, in quel caso, tutti i settori della nostra vita saranno proprio quelli migliori, proprio quelli, soprattutto quelli dove noi dirigiamo, guidiamo, innoviamo un po' di più. Quindi mi raccomando, le circostanze devono essere quelle di un'azione verso le altre situazioni. La fede che solitamente Giove spinge verso di noi stessi sarà proprio quella capacità di tutti quanti noi di reinventare un po' la nostra vita. Dopo la pandemia, insomma, tutti quanti noi abbiamo capito che forse c'è qualcosa nella nostra vita che deve essere reinventata, e quindi di andare avanti con molta più fiducia, con molta più coraggio, con molto più coraggio nonostante i fallimenti, le sfide che possiamo in qualche modo lasciarci alle spalle. E devo dire che questo è un momento dove possiamo veramente chiudere cicli in maniera anche molto forte.
Crediamo in questo momento che la vita è ciò che è come la rendiamo e come la costruiamo noi in questo momento. Quindi Giove ama un po' la competizione, in Ariete ama un po' la competizione perché ci spinge a fare sempre il meglio di noi stessi. Quindi la nostra fiducia ci porterà proprio ad essere dei pionieri. Quindi viviamo l'adesso, c'è l'ora in questo momento, cogliendo quindi tutte le opportunità che in questo preciso momento potrebbero arrivarci. Giove però, lo zelo di Giove a volte può essere quello di superare un po' la moderazione, quindi può espandere la qualità anche abbastanza negativa di un segno, può espandere anche il nostro momento particolare come noi lo stiamo vivendo. Quindi il suo zelo e il suo entusiasmo sono ben intenzionati, ma possono comunque renderci in qualche modo un po' ciechi davanti a quelli che sono i comportamenti delle altre persone. Quindi nell'Ariete la manifestazione negativa includono solitamente la focalizzazione un po' troppo ristretta ad un atteggiamento un po' insensibile. Ecco perché l'Ariete ama stare un po' da soli, di fare le cose un po' da soli, quindi potremmo essere leggermente egoisti, il non considerare i punti di vista delle altre persone, di fare tutto a testa nostra. Quindi di dire no, quello che sto pensando e quello che sto facendo è realmente la cosa migliore che sto facendo, un po' testardi, no? Il non quindi lasciare in qualche modo indietro anche delle opportunità, perché è anche vero che l'Ariete molto spesso ha un'eccessiva fiducia nelle cose e quindi non po questo potrebbe far scorrere alcune opportunità e quindi non imparare dagli errori del passato per una mancanza magari di obiettività. Comunque, tuttavia, le vibrazioni su di Giove creano comunque una bellissima prospettiva in questo momento. Quindi le prospettive di Giove non è, diciamo, dare uno sguardo, diciamo così, distaccato, analitico o dettagliato a qualsiasi situazione, ma è una visione più di insieme, uno sguardo, diciamo, ad un quadro più generale della nostra vita. Quindi con Giove in Ariete siamo quindi in grado di superare magari determinate preoccupazioni e con il coraggio verremo magari inclini a trovare un po' la nostra felicità in qualsiasi tipo di fase di sviluppo. Quindi questo sarà molto interessante, mi raccomando soltanto, soprattutto durante la retrogradazione, perché Giove retrograderà poi agosto, settembre, ottobre, sarà retrogrado per ritornare nel segno dei pesci il giorno 28 di ottobre, poi lo riavremo sempre diretto nel 2023 sicuramente. Adesso noi andremo a vedere segno per segno, faremo prima una panoramica generale a livello astrologico come influenzerà il vostro Sole ascendente, Luna, ovviamente il vostro Giove di nascita, e poi andremo a prendere delle carte per continuare questa nostra stesura. Giove finalmente uscirà dall'opposizione per gli amici della Vergine che avranno, diciamo, un po' di possibilità finalmente per diciamo, un momento per organizzare di più ciò che si tratta, innanzitutto le vostre finanze. E potreste anche voler investire di più il vostro denaro proprio per scoprire come poter, diciamo, iniziare a smuovere un po' di più le questioni economiche. Giove è un'energia molto fortunata, in questo momento l'avete avuto in opposizione, però bisogna adesso essere sicuri, dato che sta transitando e transiterà per 6 mesi nella vostra casa numero 8. Nell'astrologia tradizionale, Giove, in realtà faceva molto parte del vostro sistema, della vostra carta astrale, anche perché riguarda un po' le somme di denaro, riguarda un po' l'eredità, no? Per voi questo sarà un momento molto importante. Giove in Ariete è un momento per cui le questioni che riguardano proprio dei prestiti o dei debiti che avevate nella vostra vita possono essere risolte nel migliore dei modi, anche perché migliorerà proprio il vostro stato di salute anche della vostra mente. E questo è un momento, per esempio, nella casa numero 8, se bisogna fare degli interventi chirurgici, questo è un momento importante per andare avanti, proseguire proprio verso un percorso alternativo che possa darvi un'energia e buttarvi un po' alle spalle quello che è stato
magari un momento insomma, non abbastanza felice, visto che Giove è stato in opposizione. Certo sta che questa casa ha sempre dei lati oscuri, quindi sì, va bene le questioni profonde, insomma, che riguardano magari questioni di trasformazione economica, ma bisogna anche capire che cosa sta succedendo dentro di noi e per quale motivo magari avete vissuto determinate situazioni. Questa è una casa molto particolare, la casa numero 8 astrologica. La casa che governa il segno dello scorpione riguarda tante tematiche nella nostra vita. Avere Giove espande un po' tutto questo nostro mondo. La prima cosa sono, come ho già detto, le finanze, dopo ci sono anche i prestiti, le tasse, ma è anche una casa di grande guarigione, di grande trasformazione personale, perché si va proprio alla ricerca, ad indagare tutte queste questioni psicologiche del nostro passato. Si indagheranno anche la passionalità e l'intimità, soprattutto, quindi anche la sessualità. Sarà molto importante perché Giove in questo momento vi vuole liberare, probabilmente, amici della Vergine, da alcuni schemi che voi vivete continuamente all'interno della vostra vita. Quindi questo è un momento significativo, profondo e che migliorerà la vostra vita, che migliorerà anche un po' questa vostra strada verso la guarigione. In alcuni casi sarà importante anche tenere occhio, un occhio di riguardo proprio su questa vostra forma di vedere anche il proprio partner, quindi, o le persone che conoscete. Quindi ci sarà una sorta di guarigione anche nell'approccio con l'altro sesso o comunque con le persone che conoscete. Questo potrebbe essere un periodo veramente di epurazione, no? Di eliminare completamente le persone un po' che non appartengono più e avere la sensazione di riordinare un po' la vostra vita, soprattutto quella sentimentale. Farete i conti, amici della Vergine, molto con la vostra passione, con la vostra passionalità. Il vostro atteggiamento deve essere molto positivo in questo momento, perché credo che finalmente alcuni condizionamenti della vostra vita, credo che siano anche condizionamenti riguardanti la vostra famiglia, riguardanti magari un vostro passato, inizieranno ad essere veramente importanti in questo momento, o superati probabilmente anche in questo momento. Quindi mi raccomando, mettetecela tutta, anche perché sarà importante fare un passo in avanti. Andiamo a vedere però un messaggio anche con le nostre carte. Allora, andiamo a vedere un po' con le carte qual è il messaggio per tutti quanti voi, amici della Vergine. Sole, Luna, Ascendente, ovviamente ascoltate anche il vostro Giove di nascita, no? Dove avete il vostro Giove, quindi ascoltate magari un po' anche un messaggio riguardante proprio questo momento così particolare, questo transito, che la stesura la faremo per i prossimi 6 mesi, perché Giove entrerà 2 volte nel segno dell'Ariete. La prima volta sarà proprio adesso, dal 10 di maggio fino ad ottobre. Dopodiché Giove rientrerà in Pesci, quindi tornerà nuovamente in opposizione al vostro Sole, e fino a dicembre. Quindi quello sarà un momento anche molto particolare. Fine ottobre, quindi novembre-dicembre, sarà anche un periodo molto particolare, ancora nuovamente, forse anche per rivalutare alcune situazioni personali. Poi diamo un taglio, vediamo un poco. Allora, mi è caduta l'imperatrice e il 5 di denari, quindi bisogna assolutamente risolvere i problemi personali riguardanti la sensazione di abbandono. In questo momento, amici della Vergine, cercate di non avere più quella sensazione di instabilità nella vostra vita e cercate di dare un po' un valore anche a quello che il vostro modo di essere. Questo è un momento dove bisogna guardare avanti. Forse questo 5 di denaro rappresenta un po' perdita di una sensazione di questa è la carta, io dico sempre che è della povertà, no? Il modo in cui voi parlate, a differenza invece dell'imperatrice, che invece è la carta dell'abbondanza. Ecco, dobbiamo essere connessi su un'onda completamente diversa, molto più positiva rispetto a quella che avete vissuto fino a questo momento. Forse ci sarà qualche soldo da dover mettere in ordine, probabilmente dei prestiti o delle situazioni che avevate nella vostra vita, che dovranno essere
risolte in questo preciso momento, e credo che troverete veramente una grande occasione in questo periodo, proprio perché avete bisogno di, diciamo, restaurare un attimo un momento di ordine economico e finanziario. Credo che l'imperatrice proprio in questo caso rappresenta un po' di organizzazione nuovamente sui propri conti, no? Su quelle che sono state questioni economiche e bancarie che in qualche modo sono state un grande problema. Attenzione perché l'imperatrice ha anche sensualità, Venere, no? Come si suol dire. Eccolo qua, abbiamo il re di denari, abbiamo gli innamorati, un giudizio, ve lo stavo proprio dicendo, il 2 di denari. Abbiamo un 3 di denari, abbiamo il mago sul lavoro, questa è una bellissima novità lavorativa. Evidentemente qualcuno ha proprio bisogno di vivere magari delle novità, credo, economiche e anche lavorative. Allora, sulle questioni di famiglia finalmente si risolveranno alcune realtà, situazioni, personali, troverete un po' quella stabilità che stavate cercando, quella sensazione di sentirsi bene e quindi anche un po' ricostruire la zona di comfort in questo momento vi fa anche bene, devo dire la verità. Quindi fermatevi, magari aggiustate un po' la vostra casa, riordinate un po' l'energia in casa e cercate di dire: questa è casa mia, cioè questo è il mio luogo perché io qui devo costruire la mia vita, qui devo proprio cercare di iniziare un percorso nuovo, no? Sai, quelle persone che non si sentono bene in un posto, ecco. Questo Giove vi permetterà nuovamente di mettere i piedi per terra e di dire che avete anche una grande fortuna di avere quattro mura vicino a voi, e renderle vostre significherà tantissimo. Quindi, che ne so, fare aggiustare qualcosa all'interno della vostra famiglia, quindi restaurare qualcosa, cercare di ordinare un po' le vostre energie, anche perché è un luogo, la vostra famiglia, la vostra casa, molto, molto bello, molto stabile, proprio dove riuscire a trovare quella stabilità importante. Proprio perché c'è un 2 di denari, c'è bisogno di trovare equilibrio anche nella coppia. Quindi, se voi non state bene, anche la coppia non sta forse funzionando. Comunque, sì, per quanto una moglie o un marito possano comunque starvi dietro, c'è bisogno di trovare questo equilibrio. Proprio nel cuore voi inizierete a fare proprio questo percorso, no? Ritrovare un po' la vostra serenità. Come vi ho detto, la casa numero 8 è molto particolare perché è profonda, è un po' come la casa numero 12 e invita molto spesso a lavorare psicologicamente su alcune situazioni del vostro passato per capire dove sono magari determinati blocchi o cosa in realtà sta succedendo in alcune situazioni personali della vostra vita. Questo è molto importante perché e tutto questo vi permetterà poi di iniziare anche un po' a rielaborare quello che è il vostro percorso personale, anche, credo, anche sentimentale, perché vedo delle novità molto importanti, lo dico agli amici singoli, alle persone che si stanno per divorziare o persone che hanno bisogno di una novità nel campo amoroso. Credo che qui sta per arrivare una persona molto importante ed è proprio questa persona stabile che voi avevate veramente bisogno, un segno di terra come voi. Ecco, i segni di terra vanno sempre molto d'accordo, creano sempre una bellissima sinergia tra di loro e questo vi permetterà in qualche modo anche di ricostruire proprio qualcosa di importante. Ecco, il raggiungimento di quelli che sono i vostri obiettivi. Bellissime novità lavorative, ma mago e giudizio, sembra quasi che proprio a livello comunicativo, se vi spingete oltre questa paura, se rischiate anche un po' di iniziare a cercare un nuovo lavoro se non vi va bene o volete migliorare la vostra carriera economica, credo che questo potrà essere veramente un'occasione molto importante da non sottovalutare e finalmente iniziare proprio un lavoro vostro per cercare di ritrovare proprio quello che stavate cercando. Il mago è proprio un inizio di qualcosa di nuovo, quindi non so, una carriera personale, qualcosa che stavate aspettando da molto tempo, credo che sarà molto importante. Scusate, c'era una luce di troppo, c'è un bellissimo sole oggi, quindi il mago è proprio quello che stavate aspettando, una carta di grande laboriosità, però dovete muovervi, dovete agire, anche se dovete, più che agire, dovete prendere e cogliere un'occasione, perché il giudizio sarà veramente un momento importante. Credo che durante questi 6 mesi avrete delle belle novità, proprio economiche, ma anche, secondo me, sentimentali.
Allora, nel terzo chakra abbiamo un bellissimo 3D denari. Dico bellissimo perché questa delle tipiche, è una tipica carta che rappresenta un po' la costruzione o la ricostruzione di se stessi, no? Proprio lavorare all'interno delle proprie emozioni e capire realmente come si sta. Questo vi permetterà di raggiungere veramente grandissimi scopi. Finalmente avete un Giove che vi porterà e che vi spingerà verso un inizio nuovo anche di voi stessi, di come siete, capirvi come siete. Questo sarà veramente molto importante. A livello di cuore, ce lo siamo già detti, veramente un bellissimo momento. Preparatevi perché qui veramente c'è l'arrivo di una persona molto importante. Lo dico soprattutto ai singoli, alle vergini single, perché spesso si raffreddano con il proprio cuore. Guardate che qui c'è una persona che dovete prendere al volo, una persona che dovete, o non che dovete prendere, ma lasciarvi andare con questa persona, ecco, al volo. Quindi cercare immediatamente di trovare quel punto in comune. Per dire sì, è proprio quello che stavo cercando in questo momento, va bene? Allora, andiamo a vedere un attimo una carta del nostro maestro Osho, quella vostra carta. Questa è la carta del giudizio, vedete, carta 20-20. Quindi credo proprio che ci sia qualcosa di che voi non state vedendo in questo momento, ma intorno a voi o dietro di voi ci sono. C'è un lavoro dell'universo che secondo me sta facendo veramente bene, sta veramente muovendo un poco quelle che sono le situazioni personali vostre. Quindi credo veramente che avrete una grande occasione. Vi ripeto, aprite gli occhi e cercate di non rifiutare nulla, perché questo è un momento che secondo me potrebbe essere veramente molto 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 importante. E detto ciò, ho convinto che questo sarà per voi forse anche una sorta di rinascita personale questo periodo, dato che avete avuto per un po' di tempo, insomma, un po' di momenti particolari, e adesso sembra che dovete riprendervi questo vostro modo di essere. Questo mi fa molto molto piacere, va bene? Allora, grazie amici della Vergine, noi ci sentiremo alla prossima. Lasciate ovviamente il vostro like, il vostro commento, ditemi dove avete il vostro Giove, ascoltatemi, mi raccomando, anche il Giove di nascita, se non lo conoscete. Preparate una carta astrale, se volete una lettura più approfondita andate sulla mia pagina web www.astroevolution.com per prenotare un servizio con me. Grazie come al solito, noi ci sentiamo alla prossima, ciao!